È un musicista che ha un background accademico impeccabile, diplomato in organo, conservatorio, quindi conosce la scrittura contrappuntistica, ad esempio, come pochi improvvisatori conoscono. È un grande poeta del pianoforte, questo suono delicatissimo, ed è una musica questa che è perfetta per questa sala, perché è una musica molto intima, molto delicata, molto basata sulle sfumature di colore. Però ecco, è un linguaggio che quindi si nutre anche della musica classica, di tante suggestioni, ma che non è facile definire bene che cosa sia, ed è questo il motivo per cui è così interessante. A causa, diciamo, del carattere così, poi vedrete queste sculture sonore che hanno dei suoni molto belli che non vi anticipo, a causa di carattere appunto così delicato e espressivo di questa musica, ora più che mai vi raccomando di controllare il vostro cellulare, che se suona stasera potrebbe causare dei disastri. E intanto vi auguro un buon ascolto, sono molto felice, molto contento di presentare una stagione così prestigiosa come questa della Normale, un grande artista come Glauco Weder. Spiego cosa faccio, se sono in grado. Thank you.
Grazie, benvenuti a questo concerto. Questo si intitolava Byzantine Icon. Sono rimasto affascinato di una melodia antica del, dicono 1100, è spagnola. Appunto faceva una cosa così strana, aveva dei ritmi strani, una melodia che fa una cosa, sembra un brano contemporaneo più che una melodia di non so, quasi sì, 1000 anni. E ho pensato, voglio fare qualcosa di mio personale, rallentarla e aggiungere qualche cosa di armonico particolare, neomodale, qualche cosa di personale. Io ho fatto degli studi organistici nel Giurassico e mi ricordo, insomma, questa cosa qua, io vengo da un paesino del Medio Friuli e non avendo studiato, io volevo studiare uno strumento a fiato da bambino, ma non c'era la banda, abitando lontano dalla città, ho scelto l'organo. Mi sono diplomato e mi sono rimasti appunto questi suoni in testa. E tutto quello che vi posso proporre è questo tipo di sonorità, che è un po' un mix di quello che ho sentito da bambino. E quindi dentro di me c'è Jimi Hendrix, Frescobaldi, un po' tutto quello che mi piace. E se mi dite quello che faccio, è un po' questo tipo di suoni, dal jazz alla musica contemporanea, e vado avanti. E adesso faccio una specie di suite di un po' di brani, sono quattro o cinque brani, un brano si intitola Krunk, è di un compositore armeno, Tigran Mansurian, un compositore nato nel 1939, poi una Ave Gloriosa Mater Salvatoris, che è un brano aquileiese, penso anche quello del 1100-1200, una melodia siriana, qui si intitola Assyrian Woman Mourners, che dovrebbe essere una specie di melodia per le donne in lutto siriane, e un brano balcanico, anche lì io mi ispiro tanto anche alla musica balcanica, si intitola Vlašenkuta, è un brano molto ritmico, non chiedetemi cosa vuol dire. Buon ascolto. Thank you.
Thank you.
questa era Vlaschenkutta, do minore. Momento di do minore, magari dopo va do maggiore. Thank you.
non so perché, ma questo posto qua un po' mi inibisce, con tutti questi tomi che ci sono, no? Anche di Galileo, ti senti un po' una nullità. E allora mi sono partite due melodie ebraiche, così, a orecchio, anche perché penso che la comunità ebraica nelle università in particolare abbia dato un grosso contributo, no? In tutto il mondo, in questi posti. Ho fatto l'anno scorso come presentazione a questo disco un concerto in sinagoga a Gorizia, dove c'era una forte comunità ebraica. Mi sono commosso anche perché ho fatto prima una... Chiaramente non ho portato questi simboli. L'artista Celiberti mi ha tagliato le croci, ho portato le croci così, senza... ho fatto proprio una delle sculture ad hoc, senza proprio la... suonavano così, ma con un altro tipo di fattezza. E mi sono commosso perché sono andato, c'erano dei banchi dove pregavano, c'erano dei banchi di legno, c'erano ancora delle scritte dove i bambini andavano a pregare e mi sono chiesto chissà che fine hanno fatto questi bambini. Un po' tutti noi negli anni, io ho fatto le scuole, adesso non vanno più in questi banchi di legno, ma noi negli anni 60 andavamo abbiamo sentito di tutto con i temperini. E questi bambini negli anni 30 hanno fatto la stessa cosa, mi sono chiesto chissà che fine hanno fatto questi bambini che hanno giocato e scherzato in questo posto, ed è stato un po' pesante per me entrare. Questi, non lo so, mi è partita la valvola e ho suonato questi due brani. E ho finito con questo brano trobadorico del 1200 francese, Tamabili. Mi sono inventato questa cosa, come si chiama, maestro, un quello che usano spesso i pianisti, un ostinato, con la mano sinistra. Adesso, se non siete stufi, vi suona ancora qualche cosa, volevo suonarvi un brano di Monteverdi, Si dolce il tormento, e poi un brano di Guillaume Dufay, del compositore del 1400, e poi un brano che ho improvvisato in studio, perché quando ho registrato questo disco è mancato Nelson Mandela, proprio quel giorno lì. E il produttore Manfred Eicher mi ha chiesto facciamo qualcosa di divertente per ricordare la figura di Nelson Mandela. Io ho intitolato questo brano Madiba, ed è una specie di riff africano. Ma devo aggiungere una cosa strana, che mi metto questa cosa qua, giusto per simulare un po' il ritmo africano. Mi metto una cavigliera, così, se rimane. Io muovendo un po' il piede così faccio... Ecco, così mi do un po'... Vediamo. Allora, questo sono questi tre brani. Speriamo di non rovinare con la cavigliera Monteverdi, ma... non importa.
Thank you.
Parlavo con una violista, Kim Kaskashian, che è regista per ECM, e parlavamo dei colori. Tu quando componi, tu pensi a dei colori con le tonalità? Io no, ma molti compositori sì, da Berlioz fino a Messiaen, fino a Michael Torque e molti altri. Fa maggiore, che cos'è? Per me niente, ma per altri sono dei colori. Fa maggiore vedo giallo. Giallo, no? È giallo. Rosso? Sì, comunque sicuramente un colore vivace. Sì, 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 sì. E solo vedo azzurro, sul blu azzurro, così. È strano, no? Anche sì, anche la Cascasia non vedeva niente, però ha detto, però è interessante questa cosa. Non siamo arrivati a niente, però è stato interessante. E allora, un bis in la minore che va in la maggiore. La minore è una ballata numero 40 di Gurdjieff, che era un filosofo armeno, eccetera, eccetera, che poi va a finire a un La maggiore di un filosofo americano, Florida, Frank Zappa, Zuta Lurs. Strana serata, non lo so. Cosa volete fare? Sono nato strano anch'io. È strano, no? È tutto. Sì, vabbè.
solo l'album Miniatures, di cui viene la maggior parte dei brani che avete ascoltato stasera, ma anche altri dischi recenti realizzati per l'etichetta CM da Glauco, che sarà ben contento di firmarveli se naturalmente vi interessa. Vi do appuntamento per la prossima volta con Ralf Tanner, un altro grande improvvisatore, ma adesso vi chiedo ancora giustamente un grande applauso per il Glauco. Scusate allora.